Bentornati artisti e fumettisti in questo nuovo episodio di VJ Art. Che bello essere ritornati dopo un poco di tempo che ho avuto da lavorare e quindi non ho avuto la possibilità di dedicarmi a voi, miei cari amici, e oggi invece mi dedicherò tutto a voi e tutto all'arte. Oggi vi voglio proporre una nuova sfida. Poco fa, prima di iniziare il video, ho avuto la bellissima idea di costruire due strutture e vi dico da dove l'ho prese, da Instagram. Sì, perché io qualche volta guardando Instagram mi trovo a vedere delle immagini interessanti, ossia delle reference, di disegni e schizzi fatti da altri. Io sono un ladro d'artista. Sì, grazie. State tranquilli, non rubo le idee altrui. Prendo soltanto degli esempi per creare qualcosa di mio, come foto, appunto disegni e quant'altro. I disegni in questione che ho fatto prima, quindi degli schizzi, sono questi due. Questi due bellissimi personaggi, che non si ha la minima idea di chi caspita sono, perché ovviamente devo crearli io. Entrambi hanno due movimenti diversi. Uno sembra che stia scappando, o sicuramente si stia cercando di nascondere da qualcuno, o avrà pestato qualche cacchetta, e un altro sembra che molto probabilmente o sta camminando e quindi è visto dall'alto, o probabilmente avrà trovato qualche scarafaggio sotto. Non si sa, vedremo cosa la mia immaginazione mi faccia uscire. Quindi io penso di iniziare. Andiamo! Scattata la punta, mannaggia, è la cosa che non sopporto minimamente quando disegni questi cosi qua. È come se prendessero tipo un buco, una scaffa, e si scattassero da soli. Allora, adesso dobbiamo ovviamente prendere una nuova punta per disegnare senza distruggerla, ovviamente. Voilà, presa, vediamo che cosa succede. Ecco qua. Speriamo che la cosa sia buona. Vediamo un po'. Vediamo se esce. Esci. Quando ho visto questi omini, mi è venuto subito voglia di disegnarci sopra qualche cosa, qualche creazione, qualche idea strana. Avrebbe fatto risvegliare la mia pazzia folle e immaginaria. Ho voluto creare questo ladro che ruba un quadro, che io ho deciso di chiamare quadro di Miró, perché proprio mi ricorda molto il quadro di Miró che sono andato a vedere in un museo a Genova. Il primo disegno l'abbiamo fatto, è stato molto difficile disegnarlo, specialmente inchiostrarlo e colorarlo con i grigi, perché ci sono state anche delle sbavature e qualche piccolo errore, però diciamo che sono soddisfatto. Ora passeremo al secondo disegno. Per il secondo manchino ho pensato di crearmi qualcosa di crudo e di possente, anche un pochino minaccioso. Ho pensato a un bullo con delle nocchiere, delle nocchiere. Mi sa che questa mano l'ho fatta troppo strana, sembra che se la sia pestata nello sportello della macchina o sopra qualche pietra. E quindi, questa era la mia sfida. Posso dirvi che mi è piaciuto tantissimo. Sono soddisfatto, sono davvero molto molto soddisfatto. Sicuramente vi state chiedendo perché la luce è cambiata. Perché è cambiata, non sto qui a spiegarvi il perché. Quello che ho notato è che molto probabilmente ho fatto qualche piccolino errore. Forse nella mano, che penso che sia più grande di questa qui,
E credo anche di aver fatto un altro piccolo errore, il tipo di prospettiva che c'è in questo personaggio qua. Un altro errore che penso di aver fatto è credo il fatto delle ombre che fanno vedere un po' meno gli occhi dei personaggi, ma questo penso che questo in parte era voluto, però purtroppo per i colori che mi sono ritrovato questa è la situazione. La cosa che mi piace moltissimo di questi due personaggi è che hanno due contesti molto importanti. Uno, il fatto delle rapine, e l'altro, il fatto del bullismo. Infatti ho voluto disegnare questo bullo che mi è venuto così in mente, però diciamo che il volto ho avuto qualche problema, ho dovuto cercare un po' il volto giusto. Io spero che il disegno vi sia piaciuto veramente, fatemelo sapere in un commento qui sotto, anche soprattutto su Instagram, perché questo disegno lo vedrete anche nella mia pagina Instagram. Andate a cercare, andate a vedere, e vedrete anche altri disegni, specialmente vedrete anche dei video che ho fatto su Genesi e sull'altro video di YouTube che avevo cliccato. Però voi andate a guardare e spulciare un pochino. Il video finisce qua, voi commentate, mettete un like, condividete e iscrivetevi, specialmente iscrivetevi anche nel mio canale di Instagram e anche nella mia pagina di Facebook. Io vi saluto, mani alle matite, fogli pronti e al lavoro!